Ci sono pescatori, non dico il nome, ma che se tu li bendi e li porti in alto mare dove non si vede la costa, ti sanno dire esattamente dove sono e che profondità c'è in quel punto nel mare. Faccio veniare questo mistero, però danno che va a casino e a bella, e quando era malo tempo noi abbiamo messo a barra una cucco su, una cucco potto, ammazza. A poi erano nasciuti i muture, i scannaggi, ora propriamente ci sono i navigatori, loro, però noi altri siamo abbocciati in questa, noi altri ancora abbiamo che riferimento rintesa. Se sono a centenare i riferimenti, uno c'è lo scoglio, uno c'è la sabbia, uno c'è l'autura, ci sono tante piccole voci. Tutti i tipi di pesca, di qualunque tipo, hanno bisogno di un certo bagaglio di culturale in sotto forma di conoscenza della meteorologia, del luogo, eccetera. Non arriviamo a poter coprire perché siamo tutti in pensione e non facciamo più mestiere. E si va perdendo. Cioè, quando i pesci si radunano in un grosso branco, si vede che l'ossigeno che c'è, diciamo, sciolto nell'acqua diminuisce, perché l'acqua salata consente poca diffusione di gas, mentre l'acqua dolce ne consente molta di più. Allora venivano a galla queste bollicine. Dalla quantità, dalla qualità delle bollicine, il pescatore capiva che cosa c'era sotto. Noi piccolini che facevamo? Buttavamo i quattro fori, che delle muratura, li mettavamo a mare. E ogni pomeriggio ci mettavamo i mani davanti e poi buccavamo. E pigliavamo mezzo chilo, un chilo di mazzura. Ogni tanto ci poniamo un mozzicone, c'era la bavosa, che aveva di rendere sgraziata mozzica. Tutta la città di Siracusa campava sul mare. O pesca, o trasporto, o quello che volete, ma tutta la città era diciamo sul mare. Pigliavamo un ombrello, frutto, ne facevamo un maccano, c'era un biciclettario, aveva la mola, facevamo un spito, non avevamo né squaglie, accogliavamo arance pelose. Stanno non meno, l'unico mistero era più vicino che la terra, si metteva lì, se all'indomani qualcosa si trovava, o bene nel male sempre si trovava, e un pezzo di pane a casa, i piccirini ci buttava. Sì. Poi la pazienza, che quando c'era un male tempo c'era la perdita, e tanto non è che c'era contributo, c'era chi. Non c'era niente. Da queste attività, da queste professioni sul mare, si era formata una base culturale che non si è evoluta naturalmente. Si è bloccata di colpo con l'ingresso dell'industria. Io sono laureato in chimica industriale, non ho lavorato nell'industria. Ho fatto il professore di matematica, perché nel frattempo l'industria si è sgonfiata. Quindi se dico una cosa simile, la dico anche a mie spese. Qua proprio, qua, c'era tutto Ciamignolo, dove ci sono i mazzuna. I pesci mazzuna. Ora stanno ci comparendo, da un po' di anni a questa parte, perché hanno pulito il mare. Prima che c'era forza di fognatura e tavolo detersivo. Specialmente noi che vendiamo il pesce, lo notiamo di più, perché c'era un periodo, per esempio, che la gente veniva e diceva, io avevo saputo in affida, un palamo tu sapeva in affida. Certo, con tutto su cose che stavano la montagna, sono l'Isab. L'industria c'entrano pure, però non è solo l'industria. L'industria ha collaborato, o 50%, o 50 hanno fatto l'opera di marinare. Diciamo che di fuori a mestiere, perché non sono nemmeno pescatore. Non li definiamo pescatore. Uno che se non va a mare, può picchio per spadere di un chilo, per me non è pescatore. Ormai si buttano le reti da sbarramento per far ammagliare i pesci, anche fra gli scogli. Perché le reti costano poco,
Per cui anche se la rete si aggancia agli scogli e non la recuperi più, non ci si pensa molto. Questo determina la completa scomparsa di molti tipi di pesce pregiati che vivono fra gli scogli. E poi l'inquinamento del mare, perché questi pezzi di rete abbandonati in questo modo non si distruggono in poche ore, ci vogliono secoli. Il mare di Siracusa è stato ricco, sfondato, fino a ora, sotto la sassa non c'è posare. Non è vero sare che ringhia la mensa, perché non ci hanno voluto ambi nascere, gli appiccano. Ma facito lo sposare, che una volta perché ci diciamo gli anni rendono come i scecchi, sare con un pezzo di rendo tanto, sta facendo una fessaria, e non fare sposare un mare. È un momento di pace, di serenità, dove si possono scambiare idee e sicuramente scambiare idee anche sulla cucina. Fermarsi un attimo a gustare i sapori. Mangiamo talmente velocemente che non sentiamo più i sapori. Ci sono molti tipi di pesce che non sono più commerciati. O commerciabile o la gente non li richiede, ma questa è una deviazione della cultura che abbiamo importato a Siracusa, che prima non esisteva la cultura consumistica e cose di questo tipo. E stiamo parlando di circa 150 tipi di pesce che venivano consumate regolarmente, quindi pesce di buona qualità a basso costo e che ora sono totalmente ignorati perché oramai il consumo è ristretto soltanto alla spigola, all'orata, a una diecina forse di qualità di pesce. Io pesce le mangio tutti i giorni mangio pesce, non da ora, da quando avevo 10-12 anni, da fino ad ora mangio pesce tutti i giorni, l'acqua spese, sempre pesce azzurro, il migliore è il pesce azzurro. Ma c'è anche il problema che molti tipi di pesce non si pescano più, non ci sono più. Per esempio quest'anno pesci ombra sono comparsi soltanto 3 volte al mercato e in pochissima quantità, in fanfole. Va bene, prima se ne vendevano moltissimi, erano molto pescati, ora quest'anno non ne sono comparsi più, così come la guglia non si prende più e tanti altri tipi di pesce. Adesso si tende a comprare pesci più nobili apparentemente, ma in realtà questo è il vero pesce nobile. Questo è il pesce che contiene una percentuale di omega 3 altissima, elevatissima. La cicirella è questo, è un pesce di altissima qualità, praticamente non si butta niente, si mangia tutto. A differenza degli altri che vanno puliti, questo lo possiamo mangiare tutto. Ma gli intenditori mangiano tutto, anche le alici, perché ritengono che non c'è niente da buttare nel pesce, ed è vero. A me ci piace la tonnina di ciacilla. E ci stai su quando, poi non è che mangio tonno, io mangio pezzame di tonno, perché il tonno è buono, si può mangiare, ma gli altri cicelli pezzami sono i migliori. È stato visto che siamo quello che mangiamo. A lungo andare la nostra qualità di vita migliora se noi mangiamo bene, se noi uniamo nella nostra alimentazione tutti quei principi che riescono a darci un beneficio. A Siracusa i pescatori possono essere suddivisi in 3 tipologie. C'erano i rezzaroli, cioè quelli che usavano le reti. Ma che sono qua sere piccinetti, però mucciare queste macchie. Quando il mare fraiava, figlia, ma non faccio marci, capite, sta facendo il mare. Capite, quando l'unna fa, no, che fa tutta la schiuma. Dici, capite, sta facendo ora che sono funnuietta. Queste erano macchie di mucciuzze, abituate mare a mare, ma non neve. L'acqua stasera usa, quindi tutto su coppia mare, non ha visto mai. Un'altra categoria di pescatori tutta particolare erano i nassaroli. Qui nasse ce ne sono alcune. E voi calate di notte e salpate la mattina? No, possiamo calare di notte, io non c'è solo problema.
E quanto sta il nonno? 24 ore. Il tempo buono 24 ore. Poi tutte queste cose qua ce l'ho fatto io. Ce n'è una da, chi è da sotto, chi è a campana, bravo. Un stile per pigliare in meno le uova e chi da campana. Sto modello è solo poi amaro. E questa è la vita mia, cioè, tutta la mattina a casa, tutta settata a fare nasso. E poi si va a gara qua a finire prima. Però se ci fa impastata, si piglia le fave, si macina. E poi si fa così una palla. Ma non andiamo a una salora, potevo fare tu, se tu faccio di me. Per fare una salora ci volevo... Poi io... Mi ammazzato. Ti do detto. Non lo portavo a casa. Oddio, ma non c'è tu. Non mi piace, ma... Posso mostrare? No, ma c'era la sapaccia. Non c'era una che stia la faccia a fare. Ci voleva dire, magari. La dai, scesa. È un cugino mio, che siamo cugini. I patri, frati e matri soro. E fa solo il suo mistero, ma andavo poco rurata perché non c'avevo manco figli né nessuno. No, no, magari avevi figli, come l'aiuto, come la. Però non c'è nulla che segue un mistero. Nulla, perché sempre è danno. Chi non si aspetta nulla a fare la massa. Ognuno di questo tipo di pesca, in effetti io ho trovato tracce, la sciabica esisteva già nell'antico Egitto, per cui erano tipi di pesca diciamo, già consolidati nel tempo e si era stabilito un equilibrio. Una volta che sono intervenute le fibre sintetiche, quindi abbassati i costi degli attrezzi, modificato il tipo di rete, allora è saltato l'equilibrio che durava da millenni. Abbiamo perso parecchio di cultura, una cultura che poi si riflette sul nostro modo di vivere. Nel posto qua, da piccolo, mi ricordo, quando c'era Greco a Lavanda, il mare, che veniva proprio mare grosso, ci dicevano se c'era la fognatura, un pescatore di cimetta pescava con la canna. E questo perciò pescava, pigliava un sarco, ogni tanto c'era un coppa da mare, dove era un coppa c'era il giù terzo, il giù furioso. Oppure, questo aveva una muta, e ogni volta tutta la gente piglia, morivo. Io buttavo sempre il camo, ma avevo mai che era talmente abituato. Se cominciava un po' la muta, e galleggiava dopo questa pagina, quindi non si scantava. Questo tipo di pesca isolava questi pescatori nel loro ambiente naturale e loro vivevano tutti alla graziella, ma erano ad uno stato di povertà tale che non si potevano manco permettere le scarpe. Andavano sempre scalzi, sia estate che inverno. Durante la guerra morivano la fame, la canna di cavallo manco la mangiavano, perché ne diceva che non sapeva buono, non sapeva che. La canna di cavallo la salavamo e la mettevamo pesca, come chi stupisce. E poi c'erano i gunzari, che erano quelli che pescavano col conzo, che ora è molto usato, cioè con quel filo lunghissimo che prevedeva diciamo, calare degli ami. Anche lì ci sono molte varianti. Questo incegno che io sto preparando è un conso che si chiama camace, per sarghe, pesce pregiati, orate, sbaiarate, sarghe e prai. Passa, con la vita che mi hai dato gestisco porzioni di vento. Che mi hai dato è la voglia di non cambiare il mondo. La pesca del tonno è legata ai processi di migrazione del tonno. Il tonno entra, i branchi di tonni entrano da Gibilterra, risalgono lungo le coste africane per motivi correntometriche, depongono le uova, arrivano fino in Adriatico, depongono le uova e poi esausti fanno tutto il percorso di ritorno passando dalle coste della Sicilia, dove esistono delle correnti che vanno da nord verso sud. Le tonnare
fisse, non le tonnare volanti. Le tonnare fisse sono di invenzione piuttosto recente, all'incirca del 1400 su per giù. Mentre le tonnare volanti erano conosciute anche dagli abitanti dell'Egeo, pescavano i tonni con l'amo, come si fa ora. Quando venivano a portare il tonno a Tesa, io partecipavo solo a vederle le cose, solo a vederle. Era piccolino, aveva una decina di anni. A quell'epoca è una vita magnifica per me, a Santa Panacea. Santa Panacea era la zona più bella di Siracusa. Santa Panacea fu un uomo. Pescavamo con gli scheletri d'ombrello e ti giuro non sentivo mai la pioggia. Mangio pesce azzurro come i tuoi occhi, guarda il cielo come l'acqua dopo la tonnara. Andavamo a piedi nudi per le strade, dei fachiri scalzi rotto verso il mare, un mattone con i fori per pescare. E se morde rideremo sovrastando le campane. A Bonaccia c'è una galera, adesso succede una fonte. E poi ne avuto, mettevano i pattuali spaccati e salati. E mandavano una matta. Facevano una live, tempo della live, come ora. Tutte queste cose qua facevano, tutto chiuso che era salagione. Oltre a tonnare, si lavorava con la salagione. Olive, arance, tonnina salata, soppezzate, uova tonno, uno riempio. Uscire via due e due, io non ne ho più. Tu stai dicendo, tutto su a 18. Che stanno uscire a 18? 100 anni. Io conto, 100 anni te lo dà conto a pratare e tonnare. Guarda che vuoi. Buongiorno. Mio nonno si adattava, prendeva un tonno, lo metteva sotto sale, lo rivendeva e cercava di campare la famiglia. Vede queste che vede qua, queste pagine qua, queste pagine qua. Da 50 anni che sono qua, va, guarda quanti anni ha questa pagina, guarda, guarda. E questo ci faceva vivere a noi, questo ci faceva andare avanti a noi. Perché siamo nati, siamo cresciuti col tonno, siamo cresciuti con un altro tipo di pesce, con le sarde, con le acciughe, ma oggi va tutto a finire. Va tutto a finire perché la tecnologia è molto avanzata. C'era bisogno di chi avesse la disponibilità di capitali da investire nell'armare una tonnara. Ovviamente questo ha fatto sì che la pesca tradizionale, che era quella del tonno fatto con le tonnare, ovviamente è rimasta un richiamo per i turisti in certe zone. Oramai è finito, non se ne trovano più tonne. Oramai c'è qualche pescatore sportivo che ogni tanto, ogni due anni, piglia un tonno con a drifting, che sono diminuite proprio numericamente. Però è un problema che esiste, è un problema serio questo. Il tonno è mediterraneo, il tonno è nostro, è nostro. In certe altre zone si è sviluppato il fenomeno della acquacultura del tonno mediante le gabbie. Avevano già la concessione di 1.400.000 metri quadrati di mare per mettere sei grandi, enormi gabbie che avrebbero contenuto 600 tonnellate di tonni, che avrebbero dovuto mangiare 30 tonnellate di sarde al giorno. E questo noi siamo riusciti a sventarlo grazie al fatto che abbiamo commissionato una indagine all'Università di Palermo che immediatamente intervenne su mia richiesta, e questo ha fatto sì che siamo riusciti a bloccare questa situazione, tant'è che poi è stata fatta l'area marina proprio su quella zona, cosa che ovviamente non sarebbe potuta mai accadere se fosse successa questa. Thank you.
nella zona di Siracusa, noi fino a 10 anni fa, là si prendevano una marea di tonno, piccole, piccole allora, piccole, 10, 12, 15 kg, 20 kg, ma se ne prendevano mai. Adesso sono scomparsi, scomparsi. Questa è una cosa che adesso è stata un po' alterata nei propri equilibri dalle pesche di tipo industriale fatte dai giapponesi. Questi sono ormai attrezzati con enormi attrezzature cosiddette tonnare volanti, per cui hanno dei sistemi di avvistamento dall'alto dei grandi branchi di tonni che si muovono, intervengono con queste grandi navi fattoria, fra l'altro, per cui circondano i branchi con le reti e prendono migliaia di tonni. There's a clear political failing here that's allowing the fishing on this dwindling stock to continue. Greenpeace is calling on politicians to immediately call these vessels back to port and to create marine reserves. Io se vendo un tonno qua, quasi quasi mi vogliono mettere i manetti dopo 50 anni, 60 anni che facciamo questo lavoro. E allora cerchiamo di fare le cose bilanciate per come si deve andare. Giapponesi, spagnoli vogliono il suo tonno, che ben vengano, hanno diritto anche loro a campare, ma anche noi abbiamo diritto a campare. I grossi nuclei, sai dove si mettono? Fuori da Gibilterra. Quindi già li vedono quando entrano e poi si mettono davanti al Golfo della Sirte, ma ne pigliano migliaia. E poi questi li mandano in Giappone, c'è la fissazione lo sushi. E io non trovo a nessuno. Non fa che sire che io con gli avvocati non posso stare all'indietro. Anche oggi trova l'onda che lo ammazza, Cristo è muta che resuscita dal molo, Ciccio pesca con filo stretto ai polsi in quell'amo, appeso il suo prossimo futuro, Talassa, con la vita che mi hai dato gestisco porzioni di vento, Talassa, con la vita che mi hai dato e la voglia di non cambiare il mondo. Ho visto un sarago mangiare un cane, ma che denti enormi, asino marino, pescatore giapponese trema il mare, mangio pane, sono salvo, camperemo di pezzane.